punto dello schianto è un incubo. Ida, prova a contattare Victus. Sì, signore. Per un comandante Turian ciò che è successo qui è... Diciamo soltanto che il codice di Turian non è clemente. E il fatto che sia suo figlio è un male per il Primarca. Promuovere familiari privi di merito può portare a uno scandalo. La cosa strana è che il Primarca lo sa bene. Comandante, dovrò atterrare lontano dal luogo dello schianto. Non puoi fare di meglio? Sì, signore, ma i razziatori sembrano ignari della nostra presenza. Potrebbe coglierli di sorpresa. D'accordo, portaci giù. Salviamo quel plotone. Ida, hai contattato Victus? Sì, ma la connessione è disturbata. Tu passamelo. Comandante Shepard, Marina dell'Alleanza, mi ricevi? Qui è il tenente Tarquin Victus del nono plotone. Siamo bloccati dai mietitori e stiamo subendo gravi perdite. E ho gruppi di uomini sparsi lungo la traiettoria dello schianto. Tenente, lanciate un razzo di segnalazione e troverò la vostra posizione. Lo vedo. La situazione peggiora a vista d'occhio. I miei uomini stanno morendo. La situazione sembra critica. Ok, meglio muoversi. È peggio di quanto temessi. Una missione segreta Turian su Tuchanka è parecchio insolita. Qualche idea? La mia rete informativa non ha trovato niente. Vedi. Presto, non vogliamo che chiamino rinforzi. Capsule di salvataggio. Le nostre prime vittime. Sembra che siano sopravvissuti allo schianto, ma poi un mietitore li ha uccisi. Morti nell'esplosione? E poi estratti e divorati dai mutanti. Shepard, ho sentito dei... Ok. Ho il nemico in vista e c'è una capsula di salvataggio appena dietro. Sembra contenga dei Turian. Nemici non sanno che siamo qui. Per una volta la sorpresa è dalla nostra. Mi piace. Esatto. Andiamo. Ricevuto! Abbiamo salvati tutti. Ottimo lavoro. Non vi fermate. Dobbiamo trovare al più presto il luogo dello schianto. Essendo il figlio di Adrien Victus, ci si aspetta molto da lui. È un nome importante nell'esercito di Palaven. Ci si aspetta che la guerra scorra nelle loro vene. I figli non dovrebbero accollarsi i successi o i fallimenti dei propri genitori. Grazie per l'aiuto! Ritorneremo al luogo dello...
salvato quegli uomini. Da questa parte. Laggiù. Da questa parte. Mi ricevi, comandante? Ripeto, mi ricevi? Qui, Shepard. Come siete messi? Siamo nei guai. Comandante, quando prevedete di arrivare? Tenete duro, stiamo arrivando. Marnek, a che velocità andiamo? Decelerazione inserita. Ce la faremo. Bene, Victus la pagherà cara per questo. Corte marziale o impiccagio? Come farà Victus ad accettarlo? Quando lo troviamo, glielo chiederemo. Tanti in arrivo! Comandante, rispondi! Qui, Shepard! Ho appena visto dei mietitori lanciare diversi nemici sul vostro percorso. Ricevuto! Sta ritirando. Prendiamola. Non possiamo permetterci di perdere questa squadra. Direi che i politici Turian stanno correndo un grave rischio. Forse dovrebbero informare i Krogan. Il rancore tra Krogan. D'accordo, muoviamoci! Oggi non moriranno altri soldati. Tenente Victus. Comandante Shepard, io e i miei uomini ti siamo debitori. Grazie per averne salvati tanti. Che è successo qui? Ha sbagliato! Calmati, soldato. Questi uomini sono morti per colpa sua. Ho detto, calmati. Ehi, vi ho appena salvato le chiappe, perciò calmatevi tutti. Tenente, che succede qui? Ho preso una decisione sbagliata. È colpa mia. Ho
Ho scelto cautela e tattiche astute invece di un attacco diretto. I miei uomini ne hanno pagato il prezzo. Lo schianto, intendi? Sì. Avevamo visto su ologramma che le forze dei razziatori ci bloccavano la strada. Mantenere la rotta avrebbe causato ingenti perdite. Perciò ho scelto una rotta più sicura, che aggirasse i nemici e ci portasse più bassi, attraverso queste rovine. Quando abbiamo incontrato resistenza, non c'è stato spazio di manovra. All'improvviso ci siamo trovati a combattere per salvarci. Molti dei miei uomini hanno perso lo scontro. Ci vuole coraggio per riconoscere i propri errori. Affrontali e va oltre. Certo, è che sono ancora recenti. La nostra missione è un fallimento. Quando avremo stabilizzato i feriti, torneremo alla flotta. Abbandonate la missione? Abbiamo perso più di 30 uomini. Sarebbe un suicidio. Cosa eravate venuti a fare, esattamente? C'è una bomba sul pianeta. Avevamo il compito di disinnescarla. Una bomba? Grossa quanto? Enorme. È in mano a Cerberus. Tenente, se Cerberus ha quella bomba, la missione va completata. Questi uomini non hanno già dato abbastanza. Capisco, è un sacrificio difficile da chiedere, ma i tuoi uomini si sono arruolati per questo. E anche tu. I miei uomini hanno perso la speranza, comandante. Anche se volessi completare la missione, loro non vogliono. Convincerli a volerlo è il tuo lavoro. Come? Grazie al loro sacrificio, altri non dovranno vivere la loro tragedia. Ricordagli che non c'è onore nel fallimento. Uomini, ciò che è accaduto oggi è colpa mia, ma dobbiamo continuare. No, non dobbiamo. A chi importa se qualche Krogan muore? È finita. Noi siamo Turian e non lasceremo che Cerberus trionfi. Il nostro sacrificio farà la differenza tra la vita e la morte di questa intera galassia. Lasciate che gli eroi del nono plotone vengano ricordati per aver fatto il proprio dovere con coraggio. D'accordo, uomini. La navetta arriverà a momenti. Ci muoviamo. Comandante, vieni con noi. Siamo solo l'ombra di ciò che eravamo. Ci farebbe comodo un aiuto. Mandami le coordinate. Vedrò che posso fare. Grazie. Questo ci darà il tempo di compiere una breve ricognizione per vedere cosa ci attende. Victus, hai una seconda occasione. Dà un senso al loro sacrificio. Ricevuto, comandante. Spero di vederti al punto d'incontro.